Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Europa Universalis 4 Rise of Man con l'Etiopia. Abbiamo appena dichiarato guerra ai nostri ex amici, non è vero, rivali di Tunisi. Quando caricando la partita ho visto una cosa. What? Attenzione qua, Operazione Ma Leone Marino è successo, gli hanno portato via Londra. Inghilterra, ai ai ai, altro cavallo perdente in questa serie. Allora, qui si ricarica tutto, va bene, caso svelli, va col culo. Ok, noi proseguiamo. Andiamo avanti, sempre di 2, 1 e questo di backup dietro. Tanto è facile. Io devo vedere dove caspita sono finiti. Basta, Bamis. Ok, test così prima. Ora ci spostiamo in maniera un pochino più strategica. Ah, che pirla il Negusenegaster, Loose Lips. È una di quelle persone che si farà perdere, si farà uscire dalla bocca informazioni top secret. Ma ricordiamo che qua dentro il nostro Saga Cristo primo. Establish cantonments. Un base manpower nel Bur o due? Meno 60 ducati, 2 meno 60 ducati e Resort Taxis. Me ne ero dimenticato. Mi è sembrato di vedere un tunisino a me prima, sinceramente. O forse ho sbagliato. Spostiamo questi 28.000. Perché sono qua 33.000 spagnoli? Ma fatevi capire. Anzi, non voglio capire. Tanto la nostra tattica ad attacco triplo, oh, cioè, beh, sta andando più o meno a buon fine. C'è morto un advisor. L'advisor rimane là. C'è solo il Mamelukian Separatist. Aquena, che io non posso. Ok, me lo devo ricordare. De Oromo. Cazzo. Ah, sono arrivate altre gente nomadica che stanno insozzando la nostra figa. Ogaden, Dawaro, Sidamo. Merda. Dov'è? Sarà da queste parti, infatti, Sidamo. E non li posso nemmeno convertire, sì. Ah! Rompipalle. Ma a questo punto uno da 12.000 li richiamo, perché veramente secondo me sono. Me lo metto su Kena, se non me lo dimentico. Secondo me sono finiti. Allora, cerchiamo di andare a prenderci dei territori. Giusto per. Anzi, perché tanto loro hanno già la capitale. Andiamo a vedere chi c'è su questo forte, se c'è qualcuno. No. Posso lì! 39.000, sono tutti lì, sono tutti lì. Via 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 via. No, vediamo se possiamo poi fare una pace. Compense the trader. Troppi ducati. Niente. Prendiamo 15 di età con i Burgers, che sono adesso in negativo. E devo dare un monopolio per farli tornare normali. Ok. Io quello che volevo prendere l'avrei anche preso. Era questo che volevo, giusto? Ah, 1, 2, 3.
Sono abbastanza basse come 2-2-2. Non vorrei sprofondare troppo. Quello che avevo detto era prendere queste tre. Potrei fare anche una cosa del genere. E devo prendere un forte però. Mi tocca andare a rischiare allora, signore. Mi tocca andare a rischiare. A livello militare 13, no, mi tocca un cazzo. Vediamo se mi muovo su questo forte. Se arriva qualcuno di loro, se me lo fanno prendere in facilità. Perché loro sono qua. Per 6%, 0%, scusate. Che non vedo ancora nessuno. 21. Preso forte, finita la guerra. Mio power, come al solito, è a 0. Finita la guerra. Come ho detto. Quindi iniziamo a farli riportare indietro. Sì, perché è durata poco. Questo volevo fare anche, sì. Tipo Agir. Ah, le relazioni di ottomani erano già rotte. No, loro devono restare in zona. Etiopia Nobel, Adana Separatist, Mameluke Separatist. Che si guarda che cazzo saltano fuori? Vabbè. Non posso andare a scontrarmi con questi stronzi. Sono troppo forti. Se vado su Tunisi mi picchiano fino. Però non c'è nessuno. La devo prenderla per forza. Che ne abbiano picchiati i nostri amici spagnoli? Boh. Ah, io sto qua. Mi piglio un altro forte. La trego con Asians è finita. Ok, 42%. Dai, cani, muoviti. Che so, ho perso. Oh, quanta gente sta morendo. No, sul serio, dai. Non scherziamo. Mi hanno detto giusto i cannoni. Non vedo Tunisina all'orizzonte. Ah, ok. Ora andiamo a prendere Tunisi. Ci mettiamo qua. È morto il nostro amico. Abbiamo un altro erede, Johannes, che è una merda clamorosa. Abbiamo perso uno di stabilità che è a zero. Ora va subito aumentata. Seduta stantissimo. Abbiamo il nostro Negusa Nagast Minash Primo 5-0-5. Il focus. Un tizio qua non ce lo toglie nessuno. Per quanto questo faccia pena, quindi lo levo. Allora, la legittima si è andata a 100 nuovamente, quindi questo problema si è risolto così, come vi dicevo. Allora, se magari richiamo un po' di gente e la mando nel mio territorio, chiamo un leader. Perché adesso non ce l'abbiamo. Ed è abbastanza rischioso, 2 stelle, molto bene. Prendo questa unità, gli do il leader e la mando qua dentro. Anche assedio magari. No, figurati. Però, in caso mai i tunisini si facessero vivi, perché a mio modo di vedere sono stati spazzati via. Non l'ho più controllato nel ledger. Ma vabbè. Ok. Ora, tunisini. Abbiamo preso anche Tunisi. Direi che abbiamo finito qua, eh. Sti ottomani che hanno dei seri problemi. Però hanno finito, eh. Hanno finito la guerra. La Polonia si sta per mangiare l'Ungheria. Noi ci apprestiamo a mangiare Tunisi. Così l'accettano. Con tutti i soldi.
Release Nation Alger, Give Up Claims in Etiopia, minimo. War Reparation. Non accettano ancora? Vabbè. Riammettiamo. Acciari vs Musket. Fino alla morte del nostro Minash. Stand for Dismantlement to Retire. 15 di... cazzo, può perdere 15 di Army Tradition tanto. Vabbè, finché non muore il nostro erede, avevo dei problemi con la tecnologia militare. Lo declino perché io vorrei andare a vedere dove cazzo sono finiti sti stronzi. Scusatemi il francesismo, eh. Tanti siamo andati a Cartagine qua, non vorrei dire. Io non vedo nessuno. Io non vedo nessuno. Io continuo a fargli cadere i forti. Questi ignoranti. Secondo me non sono stati spazzati via. Faccio vedere un altro forte nel frattempo, sti mongoli. Allora, vediamo se adesso accettano la nostra generosissima. Oh, 17.000 uomini. Mamma, lui che è un separatist. Potremmo lasciarli, eh. Sinceramente più di così. Potrei rilasciare Mamelucchi, vassallizzarli e fare di profitti su Tunisi. Non è una brutta idea. Così abbiamo l'11% di overextension che possiamo andare a coprire subito con i punti. Perché la cosa carina sarebbe fare questo, togliere Give Up Claims, però poi diventa troppo. Solo 33%, poi diventa troppo. E io ripeto, io quello che ho detto, però ogni tanto lo voglio fare. Ok, ci danno tutti di prestigio, ma non ce lo accettano, quindi rilasciano Alger. Direi che va bene così. Abbiamo perso un sacco di uomini. Allora, no, ci dobbiamo passare per forza. Ma fanculo. Però, signori, avendo conquistato anche questa parte, tutto questo che è Wasteland, sta colorando di azzurro chiaro. Io però non voglio passare tra sti stronzi. Se si levano di culo, non si leveranno mai di culo. Iniziamo a richiamarli dietro. Accesso militare dalla Francia. Conquista in guerra. Lucca e Savoia. Savoia, Savoia, va bene. Vabbè, sono entrati i maledetti dalle nostre parti. Cazzi mamelucchi maledetti, non ci siete più, sparite. Allora, opera di colonizzazione ora. Tanto controllo sempre se ho fatto partire il timer. Infatti non l'ho fatto partire. Male. Questo non posso perché è under siege. Oh fuck. Questi però fermatevi qua. Ok, arrivano. Prima che fanno altri danni. Ok. Tu vai a conquistare qua. Ora ci spostiamo. Focus arabico. Subito. Perché è quello che vogliamo fare. Alla fine della fiera ha detto male, sì, ne hanno prese, ma relativamente. È sempre meglio tenerseli buoni, gli amici ottomani. Però
Corizziamo anche l'ultima provincia. Sì. Ricominciamo di cattiveria assurda. Perché sennò qua non veniamo più a casa. Comunque adesso abbiamo una buona parte di territorio che si affaccia direttamente sul mar Mediterraneo. Questi bastardi feticisti rotti in 1, 2, 3, 4, mi ha convertito così instant. Vabbè, dato che è un evento che cade nella zona, qua sono tutti feticisti. Qua coptici ce ne sono, a parte qualche macchiolina sunnita e sciita. Quello che dobbiamo andare a fare nel prossimo episodio è metterci bene in testa e quindi iniziare a pianificare con cura l'attacco all'Iraq, che inizia già da adesso. Gli ottomani non entrano ancora perché sono in debito tremendo e comunque non ci devono dei favori, quindi pace. I persiani entrano. Molto volentieri, molto volenterosi e sono accomentati. Di là entrano sia Ardalan che Khorasan. Ok, noi possiamo tenere d'occhio questo dato, eliminare la primantina, spero adesso, eliminare i forti che sono rimasti attivi tutto questo tempo perché sono un babbo, andare avanti militarmente. Un'idea. L'Iraq è a livello 13. Ah, cazzo, sono troppo indietro. La Persia a 14. Però noi siamo a 12. Capite bene che abbiamo qualche problemino. Supporto ai nobili ne avevo già chiesto. E lo chied possiamo chiedere tra un bel po'. Potevo chiedere delle leve, però. 6.000 di manpower così instant. E poi una dieta. Ah, oh, non posso chiedere la dieta. Cazzo. Me lo devo tenere così, sono un babbo io, vabbè. Potevo chiedere qua il supporto, non ci interessa. Qua non posso fare praticamente niente. Ok. Improved maneuver, land leader maneuver più uno. E ci dà un avvicinamento a core creation cost meno 10%. Poi a livello 14 qua amministrativamente siamo indietro. Come le bestie, come le bestie. Istituzioni, siamo indietro come le bestie. E nulla, ragazzi. Vabbè, comunque, nel prossimo episodio vedremo bene come fare con Iraq. Dato che ora Tunisi l'abbiamo sistemata. Pate non sembra, sinceramente, darci grossi problemi, anche se ci sta rivaleggiando. Anche se è alleata degli ottomani. Ottomani che non entrano in guerra da nessun lato. Loro hanno Chiwa, lui la Persia, di numero e di distanza. Chiwa è molto più pericolosa che la Persia. Persia che poteva andare anche a far ingrandire se nella guerra con l'Iraq, contro, quindi nella guerra con l'Iraq e alleati, quindi anche con Khorasan gli diamo qualche territorio, qualche pezzettino. E quindi potrebbe diventare più importante. Spiace sta macchiolina, sta macchia verde in Arabia. Un domani con l'appoggio degli ottomani, sinceramente, posso pensare di andare a picchiarli. E loro ci vedono sempre come protettive. Ci diamo se favore, ne becchiamo uno ogni 4 anni. La faccia. Ci chiamassero in una guerra, gli daremmo sicuramente una mano. Per questo periodo, da questo punto di vista, situazione nel mondo abbastanza stabile, con la Polonia che si è fatto quasi un sobborgo nell'Ungheria, la Serbia che è stata rilasciata. Oh, Serbia, 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 scegliamo con la Serbia. Con la Bosnia arriva l'Ungheria, manco ci conosco probabilmente. Oh, no, vabbè, facciamo sta stronzata. Comunque, per qualsiasi commento, o meglio, per qualsiasi consiglio,
sezione dei commenti è lì apposta, utilizzatela ragazzi. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like che vi aiuta più che altro il video in sé a farsi vedere sul tubo. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!